Ragazzi, eccoci in questo episodio di Xenoverse 2. Quest'oggi useremo Bills, il dio della distruzione, contro il Super Saiyan Dio. Vi dico che ci sarà uno scontro veramente pazzesco tra il Super Saiyan Dio e il Super Saiyan della il dio della distruzione. Combattiamo nello spazio Terra, dove è questo lo scenario dove... Raga, allora, perché vi faccio questo episodio? Ve lo faccio perché dobbiamo... Voglio farvi rivivere queste puntate di Xenoverse 2 che di Dragon Ball Super, pardon. Vedremo un po' la potenza del Super Saiyan God. Bene, dai. Dai, dai. Raga, Bills non si fa abbindolare, ve lo dico. Perché io adesso, in questi giorni che adesso ha fatto Dragon Ball Super, volevo tanto vedere la battaglia fra il dio della distruzione e il Super Saiyan Dio, o God come lo volete chiamare, ma io lo chiamo Super Saiyan Dio. Posso dirvi che personalmente mi è piaciuto tantissimo questi episodi, e infatti raga, dopo questo già uscirà un video che già ho registrato, e poi vi farò un po' vedere la curiosità di questa battaglia fra gli dei, perché alla fine poi Goku... c'è chi dice che in realtà Goku non è diventato una divinità, ma in realtà sì, lo è diventato, e come? Usiamo la sfera della distruzione. Sì! Ah, questo è culo però. Dai raga, andiamo, andiamo, andiamo. Ad un certo punto si crea fra il Super Saiyan Dio e il dio della distruzione, si crea un grande potere immenso, cazzo di rigore. Te pareva, raga. Vabbè, comunque, se in poco parole stiamo vivendo quella cosa che Goku sta facendo contro Bills, che sta, lo sta prendendo veramente a schiaffi, è veramente di cattivo gusto, e c'è anche una situazione un po' brutta, vai. Vince chi perde, raga, non mi interessa, perché alla fine poi vi farò diversi spezzoni. Chi sta facendo ora che Bills sta vedendo come se la cava il Super Saiyan Dio, ma vaffanculo, abbiamo perso pure. Non fa niente, e poi succede questo qua, non finisco, c'è uno scontro intenso tra questi due, e questo lo scopriremo nella seconda puntata. Raga, ci vediamo nella prossima puntata.